Dunque, siamo con Paolo Correggioli, il professore dell'Istituto Economico Valturio di Rimini. È una vecchia conoscenza ormai della cooperativa, ci sono diversi progetti che sono stati fatti qui con noi. Paolo, questa volta di cosa si tratta? In che cosa sono stati coinvolti i ragazzi? Sì. Allora, diciamo che tecnicamente è quella che viene chiamata prova di realtà, prova autentica. Consiste in questo, si richiede ai ragazzi di dare appunto prova, di sapere fare qualche cosa di concreto con quello che hanno imparato. Diciamo che quindi è un modo di verificare quello che i ragazzi hanno studiato che esce da quelli che sono i canoni ordinari della scuola. Ti ho spiegato un argomento, adesso fai il compito. Ti ho spiegato un esercizio, adesso mi fai vedere che lo sai riprodurre, ti faccio una domanda e mi rispondi, eccetera, eccetera. Qui ai ragazzi vengono date delle nozioni scolastiche, nello specifico parliamo delle società cooperative. Poi ai ragazzi è stato chiesto di affrontare un compito reale, cioè di simulare la creazione di una cooperativa, di simulare il primo anno di vita. Quindi i ragazzi hanno dovuto assemblare tutte le nozioni che hanno imparato e metterle in pratica, quindi redigere l'atto costitutivo, lo schema di atto costitutivo che poi sarebbe stato portato al notaio, redigere lo schema di statuto, ipotizzare le riunioni assembleari, quindi preparare i moduli di convocazione, i verbali delle assemblee, delle consigli di amministrazione, eccetera, eccetera. E il progetto quando è cominciato e soprattutto adesso, oggi, in cooperativa, che cosa avverrà? Come si concluderà oggi? Beh, il progetto abbiamo cominciato a pensarlo insieme a il presidente della cooperativa, quindi insieme a Pietro Borghini, a inizio anno. Abbiamo gettato le basi, abbiamo ipotizzato come farlo. Poi in concreto, diciamo, il progetto è iniziato proprio con le tradizionali lezioni scolastiche. La mia collega di diritto, soprattutto io, abbiamo trattato il tema delle cooperative. Pietro Borghini è venuto a scuola a fare una lezione specifica sulle cooperative sociali. E poi ai ragazzi è stato dato un monte ore, dalle 12-15 ore, in classe i ragazzi hanno dovuto in gruppo preparare il lavoro, l'hanno consegnato tutta la documentazione, abbiamo esaminato la documentazione e oggi la prova finale. I ragazzi ci racconteranno quello che hanno fatto e come hanno vissuto l'esperienza. Quindi presenteranno i lavori che hanno fatto davanti a tutti, insomma, in un lavoro collegiale. Sì, presenteranno il lavoro che hanno fatto davanti a tutti, non solo davanti ai loro insegnanti, perché abbiamo chiesto anche alla cooperativa di supportarci in questo, quindi alla commissione ci sarà Pietro Borghini, la Mirka Renzetti e anche, visto i mezzi che ci fornisce la tecnologia oggi, nella commissione, non qui presente fisicamente, ma c'è anche un ragazzo, è stato un nostro studente, si sta laureando in economia, proprio specializzando nel settore cooperativo, gli abbiamo mandato online la documentazione, l'ha esaminata, ci ha mandato il suo parere, quindi, insomma, siamo anche tecnologicamente evoluti.